C'è Fermento 2013, ci sono anche dei personaggi importanti nel mondo della birra che ci vengono a trovare. Abbiamo già parlato di birra Baladén, ma in questo caso non potevamo non salutare anche Teo Musso, che è tornato a C'è Fermento, una manifestazione che insomma, qualcuno potrebbe dire che è anche in parte responsabilità tua, perché quando hai iniziato a fare la birra magari non ci pensavi, ma tutto questo nasce anche dalla passione per la birra artigianale, e tu sei stato uno dei primi che insomma l'ha resa, come dire, possibile e importante la birra, partendo proprio dalla provincia di Cuneo. Beh, sicuramente di impegno l'ho messo tanto, mettiamo così, e continuo a metterlo, no? Poi, come dice Feltrinelli sul libro, la birra artigianale è tutta colpa di Teo, quindi il titolo del libro è così, forse tutti i torti non ce li hanno, no? Volevamo attribuirti anche questa colpa in più, va bene. No, però in realtà sono felicissimo, ma proprio molto molto felice che passo per passo ogni anno questa manifestazione diventi sempre più importante. Sono proprio molto contento, perché cioè, in realtà io ci ho creduto dall'inizio, però dai, far passare qua in provincia una manifestazione così di informalità, però allo stesso tempo di sostanza sul mondo della birra artigianale, era una bella sfida, e adesso mi sembra che sia nella direzione giusta. Ci vuole tempo per far crescere le cose, ma anche nella produzione di birra credo che sia la stessa cosa. Poi si arriva a un certo punto in cui magari le idee continuano a girare, la produzione va in mano a qualcun altro e si diventa anche scrittori, perché c'è un libro che... No, in realtà io non sono uno scrittore, ed è meglio per voi che lo comprate che io non sia uno scrittore. Cioè, se l'avessi scritto io quel libro sarebbe una catastrofe, illeggibile, io sono un poco più di un analfabeta. No, il libro è scritto da Marco Drago, anche se sopra c'è scritto Teo Musso. In realtà è scritto da Marco Drago, che è uno scrittore invece, e devo dire la verità, ha fatto un quadro, no, di un proprio di un periodo, no? Cioè, in realtà racchiude tutte le emozioni degli anni 80, degli anni 90, e bello, bello, sì. È partita diciamo da Piozzo questa avventura, la birra e la musica credo che siano le direttrici principali, almeno così io ricordo da giovane frequentatore di concerti. Baladén era un posto già importante anche per la musica prima di diventarlo per la birra. Continuano ad essere le tue passioni? Sì, sì, diciamo che come è scritto nel libro, i miei tunnel, no? Sono ancora immerso in questi tunnel molto belli, perché a volte il tunnel uno lo interpreta come una cosa negativa, no? No, cioè, due tunnel di passione molto belli, sia quella della birra per tutte le sue sfaccettature, la ricerca, il fatto di creare nuovi gusti, di legarla alla terra, di fare materie prime per poi fare il prodotto, e per quello che riguarda la musica, quella dentro la pancia, quella proprio non mi molla. Bene, quindi tanta passione per fare questo mestiere. Ci sveli una chicca per il futuro? Allora, due. Ancora meglio. Allora, due. Una, che sto lavorando a una birra che farò per il compleanno, per quando mia figlia, la nuova nata, Soraya, no, compirà un anno, quindi a fine marzo dell'anno prossimo, e che è una birra molto particolare, no? Su cui sto giocando su un equilibrio di datteri e zenzero, no? A bassissima gradazione, una cosa quasi da neonati africani, no? Lei è mezza africana, quindi proprio, cioè, se quando uno la guarda si capisce subito che a mezzo e per metà lì nell'altro continente. E l'altra è che mi rinchiudo per finire questo lavoro di questa birra, ma in realtà anche per portarne avanti uno nuovo, no? Di ricerca proprio su un nuovo concetto del prodotto birra, no? Mi chiuderò in un bunker sotterraneo che ho fatto sotto il birrificio, no? Per 6 mesi, no? a riragionare sul concetto di come legare il concetto della birra antica, no? Quindi stiamo parlando proprio di birra antica, quindi tanti ingredienti, tanti elementi, tante fermentazioni in elementi completamente diversi, dalle anfore al legno, no? In grandi botti, e con proprio l'utilizzo di molto lontano da quello che è il concetto della birra moderna a quattro ingredienti, no? E fatta diciamo l'origine del mosto, la fermentazione dentro questi vecchi elementi, cioè, elementi di un altro tipo, di un altro tempo,
e poi dopo finito quello, di lì in avanti invece tecnologia molto contemporanea, no? Per portare la birra ad essere allo stesso tempo una birra di un altro tempo, no? E però contemporanea, no? È un progetto molto 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 una bella sfida, mi piace un casino. Il tuo semestre è, diciamo, non bianco ma da birra, molto riflessivo e di fermentazione mentale. Grazie a Teo Musso, ovviamente speriamo di riaverlo in tutte le edizioni future di C'è Fermento. No, sicuramente, non ci sono dubbi.